Diamo il benvenuto a Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, benvenuto, il senatore Centinaio Lega, buonasera, sera. Benvenuto. Abbiamo in collegamento l'onorevole Alessia Morani del Partito Democratico, benvenuta. Buonasera. Buonasera, noi abbiamo fatto vedere un servizio sul settore degli eventi, ovviamente io comincio subito dal presidente Bocca, ma il settore del turismo è un altro settore che è stato fortemente colpito, siete stati i primi a chiudere. E probabilmente sarete i primi a ripartire veramente, insomma, e non sembra che sia un momento molto facile. Quindi io volevo subito intanto sapere da lei, da un imprenditore importante, che cosa ne pensa del governo Draghi. Ma noi siamo molto ottimisti, c'è una grande aspettativa da parte del mondo nostro. Diciamo che quando il Presidente del Consiglio ha annunciato la istituzione di un Ministero del Turismo con portafoglio, ci siamo quasi emozionati, ecco, perché... È più di 20 anni che noi aspettavamo questa cosa. Anche il discorso di oggi che il Presidente del Consiglio ha fatto al Senato ha menzionato il turismo come un settore determinante per l'economia del Paese e quindi diciamo che ci sono tutte le condizioni per andare avanti. Poi questo è un governo del fare e nel nostro settore c'è molto da fare, per cui non vediamo l'ora di poter incontrare il neo ministro e per potergli esporre quelli che sono i problemi del nostro settore e ovviamente come sempre accompagnati dalle soluzioni. Allora il neo ministro Garavaglia appunto Lega, lei lo conosce bene ma conosce soprattutto bene il settore perché lei quando era ministro del Conte 1 dell'agricoltura si era anche preso, aveva preteso perché conosce bene anche il turismo. Un settore molto molto complicato, ne ha parlato in questa fase, ne ha parlato Draghi, ha detto l'importanza, l'importanza delle città d'arte, di coltivare eccetera, ma insomma si comincia bene però perché si è cominciato subito con decidere di chiudere gli alberghi e le piste, no? E le piste da sci, praticamente non gli alberghi, le piste. Però, quindi sì, il giorno tutto, prima, cioè, si è chiuso tutto. Il pacchetto il giorno prima, insomma abbiamo cambiato passo con questo governo, però a questo punto ci siete voi. Sì, noi abbiamo chiesto durante le consultazioni con il Presidente del Consiglio, abbiamo chiesto che il turismo fosse una delle priorità del Paese, visto e considerato che noi all'interno del settore del turismo comprendiamo anche tutto quel mondo degli eventi di cui avete parlato, perché anche quello è turismo. Siamo al settore dei matrimoni, tanti matrimoni, c'è il turismo legato ai matrimoni, l'incoming sull'Italia legato ai matrimoni, i turisti stranieri che vengono in Italia per sposarsi, per esempio. Quindi abbiamo pensato che il turismo dovesse essere una priorità in questo momento, visto che abbiamo considerato, abbiamo visto che durante il Conte 2 per il turismo era stato fatto, non dico niente, poco. E quindi quando il Presidente del Consiglio l'ha messo come priorità abbiamo detto benissimo, siamo sulla strada giusta. L'incidente di percorso che c'è stato con il Ministro Speranza, con la chiusura degli impianti di risalita negli giorni scorsi, lo riteniamo un incidente di percorso grave. Ma pensiamo che il ministro Speranza non avesse capito che eravamo passati dal governo Conte, quello cioè quello che annunciava alla sera per poi fare le cose, per poi chiudere alla mattina, a un governo Draghi che secondo noi deve avere un passo totalmente diverso. È grave il fatto che sia stato chiuso tutto il comparto della montagna, perché è un comparto che stimato, abbiamo fatto una stima su quasi 5 miliardi di euro. Il ministro Giorgetti e il ministro Garavaglia sono immediatamente intervenuti dicendo che bisogna fare ristori immediati e io dico una cosa di più, ristori certi, perché io arrivando dalla Valtellina, sono mezzo valtellinese, ho amici che hanno strutture ricettive in Valtellina, stanno ancora aspettando i ristori di marzo. E quindi quello che io dico in questo momento al governo, ai colleghi che stanno occupando un ruolo di governo è: non soffriamo di annuncite, se diciamo che devono arrivare i 5 miliardi devono arrivare il più velocemente possibile, come fanno anche gli altri stati. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare. Cambieremo di passo se agli annunci facciamo vedere che facciamo. Onorevole Morani, troppi annunci, lei appunto era sottosegretario al MISE, un ministero molto importante. Tanti annunci e pochi fatti, il Conte 2?
Ma io, diciamo, non sono d'accordo con quello che ha detto Centinaio, perché comunque nel primo anno insomma, che abbiamo attraversato questa pandemia abbiamo fatto tante cose in una grandissima difficoltà, ci siamo dovuti inventare ammortizzatori sociali che non c'erano, abbiamo dovuto inventare un sistema anche per far arrivare i ristori con l'Agenzia delle Entrate. Ovviamente non tutto è stato, diciamo, perfetto e è andato bene, di questo ne siamo consapevoli. Ciononostante, comunque, credo che il patrimonio di lavoro che abbiamo fatto sia anche un patrimonio per il governo Draghi, di cui tutti noi facciamo parte. E mi spiace sentire che Centinaio si sia rivolto in questo modo al ministro Speranza, perché, come ha fatto sapere anche Palazzo Chigi, la decisione del ministro Speranza è stata presa insieme al Presidente del Consiglio. Ovviamente quella decisione prima non poteva essere presa per un difetto di legittimazione del ministro, perché non era ancora stato nominato, e anche perché, dobbiamo dirlo, i dati sono arrivati solamente venerdì e ci sono le varianti che ci spaventano molto e su cui occorre avere molta prudenza. Rispetto invece al settore delle wedding e degli eventi in generale che abbiamo visto nel servizio, noi abbiamo chiuso il mandato del Conte 2 con una serie di incontri proprio finalizzati a individuare un sistema di ristori efficace per questo mondo. Come dire, consegniamo questo lavoro al governo Draghi e speriamo che possa essere utile per avere quella velocità e quell'efficacia che tutti noi vogliamo per questo settore, che è stato ovviamente massacrato dalla pandemia, come anche il turismo. E saluto il presidente Bocca, perché so che insomma in questi mesi ci siamo aiutati a vicenda anche per provare a dare una mano al settore del turismo. Onorevole Morani, ma lei torna a fare il sottosegretario al MISE? Ah, questo è una cosa che io non so, per cui non chiedetela a me. E no, invece, scusi Centinaio, lei gira voce e vada a Costeranza, così lo puntella un pochino, cioè gli si mette dietro, no, capito, con le ordinanze, quello. Perché voi di lotta e di governo adesso non potete essere, cioè qualcosa di inconciliabile. No, guardate, io ho un problema, io sono ipocondriaco, quindi cioè, solo il pensiero di andare a fare il sottosegretario... Anche l'onorevole Morani... Il sottosegretario della salute, mi sento male, me lo sono sognato persino di notte quando è uscito sui giornali, quindi dico già agli italiani, state tranquilli che lì io Centinaio non accetterebbe mai. Magari le risolve qualche problema, c'è qualche dubbio. Ora purtroppo l'argomento è serio, anche perché appunto si parla di variante, si parla di nuovi lockdown, ma io volevo sentire, si parlava di ristori, di cassa integrazione, di cambio di passo, cioè io vorrei sapere da un imprenditore rispetto al resto d'Europa questi, come si fa a cambiare passo, perché finora è stata una tragedia. Avete fatto il possibile, onorevole Morani, però sinceramente rispetto al resto d'Europa, ai ritardi, se non sbaglio lei venne qua che aveva appena staccato mezzo milione per i dipendenti di cassa integrazione. Di anticipo sulla cassa integrazione, d'altronde era che se lo poteva permettere, era un imprenditore importante, ma tanti che non lo potevano fare. No, era triste sentire il presidente dell'INPS in un'intervista che disse: ma tanto ci sono gli imprenditori che anticipano. Allora voglio dire, il ruolo dell'imprenditore in un momento come questo, perché ricordiamoci che oggi parliamo giustamente dalla montagna e poi noi discutiamo non il provvedimento, perché capiamo perfettamente che governare in un momento come questo è complicato. Noi discutiamo il metodo, perché non si può la sera prima chiudere gli impianti sciistici, è una cosa che noi riteniamo essere vergognosa. Morani, su questo ci troviamo tutti d'accordo, penso, no? Cioè, albergatori che hanno fatto la spesa, gli impianti a norma, il giorno prima ti dicono abbiamo scherzato. Tanto è vero che i turisti che erano già sul posto, perché tanti turisti aprendo gli impianti il lunedì erano già nelle località montane sciistiche già dal sabato e dalla domenica. Guardi, a me dispiace per i turisti, però magari loro se si perdono qualcosa, ma io penso agli albergatori che veramente hanno visto un anno nero. No, ma tant'è vero, secondo me già gli animi sono esasperati. È quello anche. Perché un imprenditore comunque della montagna, che è rimasto chiuso a Natale, che spera di aprire a febbraio la sera prima con l'albergo pieno di turisti, dopo che hai fatto la spesa, hai assunto il personale, ti si dice che il giorno dopo gli impianti non possono aprire, si esasperano gli animi, e secondo me in questo momento qua, ecco,
tutto va fatto meno che quello. Ma come fa a cambiare passo? Cioè, è cambiato il governo, però non è che improvvisamente la burocrazia sparisce, no? E tutte le lentezze spariscono. No, ma noi abbiamo... Cioè, il tema è questo governo che comunque ha fatto, non è che possiamo dire che non ha fatto nulla per il nostro settore. Secondo me ha sbagliato, perché ha continuato nella logica dei bonus, che in certi casi i bonus sono sufficienti per le piccole imprese, ma quando si parla di imprese alberghiere, che sono comunque imprese che fatturano milioni di euro, ricevere 20, 30, 40 mila euro a fondo perduto non ti risolve il problema. Quindi quella è una cifra che per lo Stato costa e non risolve il problema delle imprese. Noi quello che avevamo chiesto è di dire: oggi le imprese hanno bisogno di finanziamenti a lungo termine con garanzia pubblica. Questo che abbiamo bisogno. Noi abbiamo coniato uno slogan, che è quello di comprarci il tempo, perché noi sappiamo perfettamente che prima o poi questa epidemia finirà e i turisti ritorneranno nel nostro paese. Il tempo non sono i 30.000 euro, perché 30.000 euro non bastano neanche a comprarsi 15 giorni. Preferiamo avere dei fidi all'1% a 15 anni che l'albergatore si impegna a restituire quando i turisti torneranno. Cioè, che vi permettano paese di arrivare fino alla riapertura, fino perché sennò uno rischia, cioè, quando riaprono tanti alberghi sono chiusi. Sicuramente il 2021 non lo vediamo con grande ottimismo, un po' per l'epidemia, un po' per le varianti, un po' perché le compagnie aeree che portano i turisti nel nostro paese hanno messo a terra gli aeroplani, quindi ci vorrà qualche mese prima che le compagnie aeree ripartano. Quindi noi stiamo ragionando sul 2022. Allora, cioè, il 2021 perduto, quindi. Sì. Ma no, praticamente sì, parlando anche con i tour operator, tutto il mondo del turismo organizzato stanno già ragionando sulla primavera 2022. Questo è purtroppo la situazione, perché come diceva giustamente Bocca, il problema sono il mondo degli aerei, il mondo del trasporto e soprattutto questa incertezza. Chi è che programma? Cioè, le aziende del turismo sono aziende che programmano a medio-lungo termine, non sono aziende che programmano solo a domani, e quindi per programmare hai bisogno di un po' di certezza. In questo momento di certezza ce n'è pochissima, e quindi il turismo organizzato è quello che la paga più di tutte. E dico anche, purtroppo, anche quel turismo legato alle città d'arte, perché l'estate scorsa un pochino l'estate ha permesso al turismo balneare di sopravvivere, o perlomeno di non avere una stagione totalmente devastata. Il turismo legato alle città d'arte è stato quello che l'ha pagata più di tutte. Allora, c'è una data di scadenza, io qui mi rivolgo all'onorevole Morani e al senatore Centinaio, no? Che è la fine della cassa integrazione, ma soprattutto dei licenziamenti. Bonomi ha detto che è sbagliato, che sarebbe sbagliato prolungare la tendenza, pare sia, lo chiedo a tutti e due, perché ormai siete tutti e due di governo, per cui sia fine giugno. Confindustria dice no, non va bene, quindi volevo sentire una battuta da Centinaio e da Morani. Io sono convinto che il settore del turismo è da Bocca, ovviamente, perché per il settore del turismo è necessaria ancora la cassa integrazione, perché non potendo riaprire. E il blocco dei licenziamenti? Ma assolutamente. Assolutamente sì, perché è un settore, come dicevamo, come abbiamo detto fino adesso, è un settore che sarà ancora, non dico in crisi, sarà ancora molto zoppicante ancora per tanti mesi, e se noi diamo la possibilità di licenziare e blocchiamo la cassa integrazione, il turismo, io ho parlato con alcuni manager del settore dei tour operator, mi dicono che se le cose vanno avanti così e ci sarà possibilità di licenziare, il 70% di chi lavora nel turismo organizzato va a casa. Onorevole Morani, la pensa come Centinaio? Sì, la penso come Centinaio, perché comunque ci sono alcuni settori che più di altri ancora soffrono e soffriranno ancora per un po' di mesi. Quello che diceva il Presidente Bocca rispetto al turismo è assolutamente realistico, per cui magari bisognerà fare degli ammortizzatori sociali selettivi su alcune categorie che dovranno essere molto più lunghi rispetto ad altre. E io aggiungo anche che bisognerà ripensare anche al quantum degli ammortizzatori sociali, perché ci sono delle casse integrazioni nel loro ammontare che sono francamente
troppo basse per poter avere una vita dignitosa, per cui anche su questo magari nel nuovo il nuovo governo dovrà fare una riflessione. Comunque, ritornando agli impianti sciistici, su cui tutti noi insomma siamo d'accordo sul fatto che purtroppo sono stati chiusi improvvisamente, oggi c'è stato un passaggio importante del presidente Draghi in cui ha detto che tutte le comunicazioni future saranno date con un congruo sembra, anticipo, quindi credo che questo sia un buon segnale. Mi sembra un'ottima idea. Volevo tornare con lei sul il blocco dei licenziamenti. Sicuramente, non capisco cosa intendeva il presidente di Confindustria, perché poi ci vuole sempre un'alternativa. Se nel nostro settore la cassa integrazione non dovesse andare avanti, accadrebbe il Vietnam. Ma il mio gruppo, io ho 380 dipendenti, non ho nessun albergo aperto, per cui se a fine marzo io continuo a non avere alberghi aperti, non è che posso pagare 380 stipendi. Quindi ovvio che per alcuni settori la cassa integrazione va portata avanti. Quindi a settori, giustamente, per alcuni settori. Poi dico un'altra cosa, così concludo il mio ragionamento di prima. Se viceversa dovessimo essere bravissimi sul tema dei vaccini e quindi andare avanti sul ritmo degli inglesi, che fanno 500-600 mila vaccini al giorno, allora l'estate cambia. Perché l'America ha detto che a fine luglio tutti gli americani saranno vaccinati. Gli inglesi a fine sono marzo al 23% sono a 30... adesso. Sì, gli inglesi a fine marzo stimano 33 milioni. Esatto. Però loro oggi vedono, non vorrei che vedessero noi come il Lazzareto, cioè il posto in cui non venire. Non andare perché sono stati vaccinati. Noi abbiamo anche scritto una lettera insieme ai sindacati per chiedere una linea preferenziale per gli addetti al turismo per le vaccinazioni. Perché il mondo nostro è gente che ha un contatto diretto continuo con le persone, diretto, con i clienti e quindi di avere la possibilità di avere una via preferenziale. Allora io voglio far sentire, ora mi scuso la regia che vi stravolgo tutto, voglio far vedere una clip del discorso di Draghi oggi per quanto riguarda gli aiuti che vanno dati alle aziende, quindi se la regia giustamente me la manda. Il governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche. Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente. Restart. Qui è dura, a questo punto. C'è un discorso che Draghi ha sempre fatto. Cioè, non è inutile aiutare le aziende decotte, no? Gli zombie, le aziende zombie. E non è una novità questo il suo pensiero, è anche giusto. Quindi voi sceglierete, adesso lo dico al nostro governo rappresentato dall'onorevole Morani e dal senatore Centinaio. Quindi voi dovete scegliere praticamente chi va avanti e chi no. Beh, vedremo un attimo di concretizzare un pochettino un pensiero. Però che all'Italia, è stato, voglio dire, è stata criticata e considerata da anni. Vediamo, ormai, vediamo, no? Vediamo di concretizzare un attimino poi quello che il Draghi pensiero, ecco, perché poi sembra. Non è che, l'ha sempre detto sì, Draghi. No, sì, ma non vorrei che poi i telespettatori pensano che facciamo la decimazione, no? Allora questa sì, questa no, questa sì, questa no. Assolutamente. Ci sono dei settori, anche qua durante le consultazioni, tornando poi al nostro settore del turismo, ci sono dei settori dove il Presidente del Consiglio ha detto dovrà diciamo, i fondi, i ristori, gli aiuti dovranno essere più consistenti rispetto ad altri. Ci sono dei settori che non hanno subito così tanto da questa durante la pandemia, ci sono dei settori che in alcuni casi ne hanno beneficiato e quindi però insomma la maggior parte, cioè lui ha detto è inutile continuare a dare soldi a aziende che comunque erano già decotte prima. Assolutamente, no? E va bene. Fa un po' il vago il senatore adesso perché è diventato di governo. Certo. È diventato di governo. Ma, anche comunque, se fosse all'opposizione direi questa cosa, perché vorrei evitare che poi venga fuori l'agenzia che dice Centinaio vuole affossare le tali aziende. No, assolutamente. Ma no, affossare no, però è anche giusto il discorso. Se i soldi sono quelli, è inutile buttarli in aziende che sono decotte, non crede che sia giusto? Beh, dipende se ci sono dei seri piani. Se queste aziende che sono decotte però hanno un management che ti dice che con un aiuto e ti fanno vedere che in X anni c'è la possibilità poi di riportarle in attività, io non avrei problemi a fare un ragionamento. È normale che gli italiani si sono stancati di continuare a vedere i propri soldi buttati in aziende che poi l'anno dopo hanno ancora bisogno di aiuti e l'anno dopo ancora e non c'è una via di uscita. Onorevole Morani si candida al MISE, mi sa, anche lui, anche se avete il ministro Giorgetti. No, c'è Giancarlo Giorgetti e... No, un altro punto importante che volevo discutere con voi è quello del fisco, no? La riforma
una riforma fiscale globale. E quando si parla di fisco io non posso che andare dal professor Timpone. Gianluca Timpone, ciao. Giungla fiscale, cioè semplificare il fisco, io ero alta così, sì, che sì. Si diceva che si doveva semplificare, magari Draghi ci riesce. Beh, sono oltre 20 anni che si parla di riforma fiscale, in realtà il titolo La giungla fiscale in Italia è corretto, perché in Italia esistono tantissime imposte, grosso modo le abbiamo quantificate in circa 100 imposte, tra imposte dirette, quindi IRPEF, imposte indirette IVA, poi tutte quelle che sono le addizionali, quindi le diramazioni dell'IRPEF, le accise, giusto per l'accisa è una delle imposte che viene mal digerita da tutti, perché in pratica quando andiamo a fare rifornimento la paghiamo, questa vale tra i 30 e i 35 miliardi all'anno, quindi abbastanza importante. Dopodiché, anche se poi l'imposta più importante è l'IRPEF e l'IVA, quella che pagano tutti, esatto, noi, anche chi non ha la partita IVA e va ad effettuare un acquisto, in maniera indiretta va a pagare anche quella che è l'imposta. Poi abbiamo associato a tutta questa giungla delle imposte le norme fiscali da interpretare. Perché? Perché in Italia per determinare le imposte da versare allo Stato esiste un testo unico imposta sui redditi, però in realtà questo testo unico viene sistematicamente violentato e dalle leggi di bilancio che lo vanno a modificare anno per anno, ma soprattutto dalle varie interpretazioni che vengono fornite e dalla stessa agenzia delle entrate, ossia da quel soggetto che dovrebbe applicare le leggi e magari la va anche ad interpretare, e dagli stessi operatori economici. Io personalmente, se sottopongo una norma fiscale a 10 colleghi, ognuno darà un'interpretazione propria, proprio perché le norme fiscali vanno interpretate. Ma questa è la vostra fortuna, è la sua, perché lei è bravo, no? Beh, diciamo che è importante far lavorare un po' tutti, e a seguito di questa interpretazione delle norme fiscali scaturiscono una serie di liti. Tant'è vero che nella maggior parte dei casi, quando l'azienda, il contribuente, ritiene che effettivamente ha agito in maniera corretta e l'Agenzia delle Entrate magari è di parere opposto, si instaura un contenzioso, ossia si va presso il tribunale non delle imprese, ma si va presso le commissioni tributarie. E che cosa accade? Accade che molto spesso, se il contribuente risulta essere vincitore in primo e in secondo grado, spesso la Corte di Cassazione, che va ad interpretare ed non entrare nel merito della vicenda, ma esclusivamente se è stata applicata o meno una legge, capovolge quelle che sono le sorti. Quindi magari uno nel corso di un anno, in sei, magari siccome questi sono giudizi che possono durare anche 6-7 anni, accade che il contribuente per 7 anni viene considerato onesto, arriva la Corte di Cassazione e dice no, le commissioni tributarie hanno sbagliato, lei è un contribuente disonesto e quindi è costretto a pagare quelle imposte che pensava di non dover pagare, maggiorate sanzioni e di interessi. E poi c'è da dire anche un altro aspetto importante, che spesso quando ci si rivolge al giudice, teoricamente le parti dovrebbero partire, come dire, dalla stessa linea di partenza, in realtà questo non accade, perché ancor prima di instaurare il giudizio il contribuente è costretto ad anticipare un terzo di quelle maggiori imposte che gli vengono contestate, poi se ha ragione gli vengono restituite, se ha torto deve aggiungere le altre. Quindi, quando si parla di riforma del sistema fiscale si parla anche di riforma della giustizia tributaria, magari affidare a persone che fanno soltanto quello il ruolo di giudici, in modo tale da stabilire in maniera corretta se ha ragione il contribuente o ha ragione lo Stato attraverso l'Agenzia delle Entrate. Grazie professor Timpone, noi grazie ci auguriamo, cioè lei lo guarda con un occhio perché sono d'accordo, da imprenditore, perché ci siamo passati tutti da quello che dice il professore, per cui è perfettamente d'accordo con quello che sta dicendo. Allora un'ultima domanda a tutti, un tweet chiedo. Allora il discorso, intanto saluto il professor Crisanti, che tra un po' affronteremo il tema, benvenuto. Grazie, tra un po' parliamo di pandemia e di varie, purtroppo, delle varianti. Ma un altro invece, il tema, non mi sorrida Centinaio per favore, no, perché vi guardate voi due, vabbè, eravate compagni di banco, so. E vabbè, no, come ha detto il professor Cassese, prima noi ci ha detto che il discorso di Draghi è un discorso ad ampio respiro che prevede un quinquennio, quindi in realtà tra un po' già ci sono le elezioni amministrative, si votano nelle più grandi città, maggio, non si sa quando ci saranno, probabilmente maggio, giugno o settembre, vedremo un po' la pandemia se ce lo permetterà, e poi nel 2023 c'è una scadenza. Arriverà a scadenza il governo Draghi? Beh, io me lo auguro. Io me lo auguro perché, avendo fatto il ministro per 14 mesi, ti rendi conto che sono pochissimi, e di conseguenza quello che auguro ai colleghi, tutti,
che siano della Lega o comunque di questo governo, è quello di poter portare a termine la legislatura e soprattutto poter portare a termine i progetti che hanno in cantiere, che hanno in mente. Questo è l'augurio che quindi faccio. Vi farete una tregua con la Morani e con tutti? Ci sarà una tregua, Morani? Ma più che altro, più che una tregua, c'è necessità di fare anche le riforme insieme ad una buona pianificazione di quello che sarà il recovery plan italiano e di tutta la campagna di vaccinazione, che per noi è la misura più importante sia per la sicurezza sanitaria che per la ripresa economica. Per cui avremo bisogno di un tempo lungo e come Centinaio anche io ho fatto un'esperienza di governo che mi dice che serve un tempo abbastanza dilatato per riuscire a fare tutte le cose che oggi abbiamo sentito nel discorso del Presidente Draghi. Allora, io ringrazio i nostri ospiti, vi aspetto nuovamente la settimana prossima. Quando è che li fanno i sottosegretari? Quando li fanno i sottosegretari e i viceministri? Con Draghi non si sa niente. Quello non si sa. Con Draghi non si sa niente. Io le auguro tutto il bene, senatore Centinaio, non quindi di andare con speranza alla salute. Invece all'onorevole Morani, queste donne, anche soprattutto il PD, insomma, datevi da fare. Lo so che lei è una di quelle brave che si datevi da fare, perché insomma, grazie. Sinceramente poco rappresentate. E noi ci troveremo per parlare di nuovo di un settore fondamentale, ricordiamo che vale il 6% del PIL. No, vale il 13%. Con tutto il... No. Con l'indotto. 6 più 7. Quindi teniamoci conto, io ringrazio i nostri ospiti. Tengo con me il professor Crisanti e adesso vado dal professor D'Ippoliti, perché i vaccini che noi abbiamo detto qua stasera sono fondamentali per la ripresa economica, per il turismo, ma per tutta la ripresa economica. Io chiedo al professor D'Ippoliti per quale motivo i vaccini, c'è questo problema nel trovare questi vaccini. Allora, innanzitutto è un problema abbastanza diffuso, quindi qui abbiamo un metro, immaginiamo che rappresenti la popolazione, quindi persone da vaccinare per ogni centimetro è un 1%, chi sta andando bene per adesso è Israele, che possiamo